la monarchia si indebolisce sempre di più. Il suo apparato repressivo perde ancora di efficacia e alla fine del 1916 il carisma dello zar raggiunge il punto più basso. Le sconfitte militari e la penuria di generi alimentari nelle città provocano una crisi sociale gravissima. L'opposizione liberale nella Duma accusa la coppia imperiale di tradimento e l'idea che lo zar debba essere messo da parte si fa largo anche nei circoli vicini alla corte. L'uccisione di Rasputin nel dicembre del 16 preannuncia un golpe di palazzo per destituire Nicola II. E nel frattempo monta spontanea la rivolta popolare. Poi, nell'inverno del 17, i disordini provocati dalla penuria di pane e di combustibile portano alla caduta improvvisa del regime zarista ed una sorte drammatica attende la famiglia imperiale. Dopo 17 mesi, nel luglio del 18, lo zar Nicola II, la zarina Alessandra, i figli Olga, Alessio, Tatiana, Anastasia e Maria vengono trucidati in circostanze ancora oggi poco chiare a Ekaterinburg, dove erano tenuti prigionieri. Anche se molti osservatori avevano previsto la possibilità del crollo del regime, nessuno, neanche tra i leader rivoluzionari, avrebbe mai detto che gli scioperi e i disordini per il pane, scoppiati a Pietrogrado il 23 febbraio, si sarebbero conclusi con l'ammutinamento della guarnigione e il rovesciamento del governo in soli 4 giorni. Annota lo storico e giornalista William Chamberlain. Il crollo dell'autocrazia dei Romanov, con i suoi 3 secoli di tradizione assolutistica alle spalle, non è il risultato di una cospirazione ben pianificata o di un colpo di Stato, ma è il risultato di un movimento popolare disorganizzato, quasi anarchico, il cui successo ci dà la misura della debolezza interna e della decadenza del vecchio regime.